Oggi condivido con voi la ricetta della pasta e ceci a modo mio, una minestra buonissima e facilissima da fare. Iniziamo mettendo un pentolino sul fuoco. All'interno andremo ad aggiungere un filo d'olio d'oliva, il classico soffritto, però in questo caso ho messo solo carote e sedano, e vado ad aggiungere anche uno spicchietto d'aglio e un rametto di rosmarino. In seguito aggiungiamo anche del prosciutto cotto, in questo caso vado nel mio supermercato di fiducia e quello che rimane, insomma il culettino del prosciutto, me lo faccio dare. Poi a casa lo taglio a cubettini. Costa meno rispetto al prosciutto affettato ed è buonissimo per insaporire le minestre. Facciamo rosolare il tutto per circa 5 minuti a fiamma vivace e in seguito aggiungiamo i nostri ceci che prima abbiamo lessato. In questo caso li ho lessati prima, poi li ho congelati e così ho sempre i ceci pronti. Però potete utilizzare benissimo i ceci in scatola. Insieme ai ceci aggiungiamo anche un pochino della loro acqua di cottura. In seguito andremo ad aggiungere sale e pepe. Copriamo il tutto con circa 2 bicchieri d'acqua bollente e facciamo cuocere per altri 10 minuti più o meno. Possiamo tuffare dentro la nostra pasta. In questo caso vado a utilizzare degli spaghetti rotti. Io ho utilizzato pochissima pasta perché cercavo appunto di fare una minestra un po' meno calorica e quindi ho risparmiato sulla pasta, ma volendo potete aggiungere un pochino di più, eh? Facciamo cuocere il tutto per il tempo che ci indica la confezione della pasta. In questo caso ho utilizzato gli spaghetti rotti, ma va benissimo un qualsiasi tipo di pasta corta. E dopodiché non ci resta che dare una bella mescolata, togliere l'aglio e il rametto di rosmarino e servire questa nostra meravigliosa minestra di ceci. Se volete rendere questa zuppa ancora più cremosa, basta prendere circa 3 o 4 cucchiai, frullarli e dopodiché li rimettete dentro la pentola. Date una bella mescolata e vedrete che viene fantastica. Questo è tutto, se questo video vi è piaciuto lasciate tanti mi piace e condividetelo con i vostri amici. Un bacione e ci rivediamo sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao!